nodo d'inizio, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo, nella prima catenella vado a fare una maglia alta, una catenella e nella stessa maglia, nella stessa catenella, l'ultima, un'altra maglia alta, in questo modo. Voltate il lavoro in questo modo e fate nel primo spazio, inserite l'uncinetto e fate una maglia bassissima in questo modo per portarvi al centro di questo spazio. Adesso da qui 3 catenelle, 1, 2 e 3. Le prime due sostituiscono una maglia alta, la terza è di separazione. Carico il filo e nello stesso spazio faccio una maglia alta. Adesso da qui 3 catenelle, 1, 2, 3. Nel prossimo spazio, questo, carico il filo e faccio una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso spazio. Volto il lavoro in questo modo e ripeto quello che farò poi ad ogni nuovo giro, e cioè con l'uncinetto vado nel primo spazio e faccio una maglia bassissima per portarmi al centro di questo spazio. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nel medesimo spazio, una maglia alta, scusate, non bassa. Una catenella e adesso nello spazio grande di 3 catenelle vado a fare una maglia alta, 1, 2 catenelle, 1 e 2 e nel medesimo spazio un'altra maglia alta. Una catenella e ripeto la solita V finale nell'ultimo spazio formata da una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Vedete che sia all'inizio che alla fine, per tutti i giri, avremo sempre questa V formata da due maglie alte con una catenella nel mezzo, inizio e fine, sempre per tutti i giri. Voltate il lavoro e come al solito bassissima nel primo spazio, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso spazio. Adesso vado a fare una maglia bassa in questo spazio qui sotto formato da una catenella e mi ancoro in questo modo e per andare a lavorare nel prossimo spazio formato da queste due catenelle, maglia alta 1, catenella, maglia alta 2, catenella, maglia alta 3, catenella, maglia alta 4. Chiudo anche da quest'altra parte nello spazio di una catenella con una maglia bassa in questo modo e ho chiuso, vedete, questo grande ventaglio. Finisco nell'ultimo spazio così come ho iniziato con maglia alta, catenella, maglia alta. Voltate il lavoro, andate a fare la solita maglia bassissima al centro del primo spazio, 3 catenelle, 1, 2, 3,
maglia alta nello stesso spazio e adesso da qui una catenella e in questa maglia bassa del giro precedente fate una maglia alta. Poi 2 catenelle, 1 e 2 e nella stessa maglia bassa un'altra maglia alta. Una catenella e andate a cercare il centro di questo grande ventaglio, contate una maglia alta, la seconda e questo è il centro e qui dentro fate una maglia bassa in questo modo. Una catenella e ripetete nella maglia bassa del giro precedente, qui vedete, andate a fare una maglia alta, 2 catenelle, un'altra maglia alta nello stesso spazio, una catenella e terminate nell'ultimo spazio con la solita maglia alta, una catenella, maglia alta. Voltate il lavoro. Maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2 e 3, maglia alta nello stesso spazio iniziale. Adesso nello spazio di una catenella sottostante facciamo la maglia bassa e da qui andiamo a lavorare nello spazio di 2 catenelle successivo il ventaglio di una maglia alta, una catenella, maglia alta numero 2, una catenella, maglia alta 3, una catenella, maglia alta 4. Chiudiamo questo ventaglio con una maglia bassa nella, vedete qui c'è lo spazio della catenella, ma noi andiamo e poi abbiamo una maglia bassa e di nuovo un altro spazio. Noi andiamo sulla maglia bassa perché rappresenta il centro simmetrico di questa zona. E quindi chiudiamo qui con una maglia bassa e riempiamo l'altro ventaglio. Maglia alta 1, catenella, maglia alta 2, catenella, maglia alta 3, catenella, maglia alta 4. Adesso andiamo a chiudere questo ventaglio nello spazio di una catenella successivo con una maglia bassa. E finiamo questo giro con la solita maglia alta, catenella, maglia alta. E vedete che con questo giro abbiamo aumentato il grande ventaglio, ne abbiamo fatti sviluppati due. Nel giro precedente abbiamo impostato le V, dove poi nel giro successivo si vanno a lavorare e a riempire i ventagli e ogni giro di V ci impostiamo l'aumento per il giro successivo. Voltate il lavoro, maglia bassissima nel primo spazio, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella e nella maglia bassa sottostante una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta nella stessa maglia bassa sottostante. Una catenella e al centro di questo grande ventaglio, quindi qui, vado a fare una maglia bassa. Una catenella nella maglia bassa sottostante, ripeto, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Di nuovo una catenella e nel centro del grande ventaglio una maglia bassa. Una
una catenella e ripeto di nuovo nella maglia bassa che segue, vedete? Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta di nuovo, una catenella e termino nell'ultimo spazio disponibile con una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E vedete che in questa riga io ho preparato i 3 spazi, 1, 2, 3, per fare i prossimi ventagli al prossimo giro. Gli spazi, vedete, sono 3, quindi i ventagli da 2 diventeranno 3. Volto il lavoro, maglia bassissima, 3 catenelle e maglia alta. Adesso maglia bassa nello spazio sottostante di una catenella e nello spazio che segue di 2 catenelle vado a lavorare il ventaglione. 1, 2, 3, 4. Chiudo questo ventaglio nella maglia bassa sottostante con un'altra maglia bassa in questo modo. Il prossimo ventaglio, una maglia alta catenella, seconda maglia alta catenella, terza maglia alta catenella, quarta maglia alta e vado a chiudere con la solita maglia bassa nella maglia bassa sottostante in questo modo. Terzo ed ultimo ventaglio per questo giro, una maglia alta e una catenella, una seconda maglia alta e una catenella, una terza maglia alta e una catenella, una quarta maglia alta. Chiudo il giro con una e chiudo il ventaglio con una maglia bassa nello spazio immediatamente attiguo di una catenella in questo modo e finisco come sempre con una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ed ecco qua, vedete che ogni 2 giri io vado ad aumentare i ventagli 1, 1 e 2, 1, 2, 3. Quindi adesso devo sempre ripetere questi ultimi 2 giri, quello dove preparo le V, quindi gli spazi per i successivi ventagli e poi il giro dei ventagli. Ripeto sempre questi 2 giri per quante volte desidero e man mano il triangolo si allarga sempre di più e diventa sempre più grande. Allora, io ho finito di fare righe, ne ho fatte in tutto 57, ne potete fare quante ne volete, ovviamente poi il numero dipende anche dal filato che avete usato, il numero di uncinetto che avete usato. Adesso vi mostro la rifinitura finale. Allora, io andrò a rifinire, io ho il mio triangolo, la parte sopra, quindi questa. La lascio così com'è perché diciamo che questi ventagli mi fanno già da rifinitura, quindi non ho bisogno di fare altro. Andrò a rifinire i 2 lati che vanno giù verso la punta, quindi vado giù da questa parte, arrivo alla punta e risalgo. Questo è quello che devo fare. Allora, da qui, quindi io giro, faccio una maglia bassissima nel corpo dell'ultima maglia alta per portarmi da quest'altra parte,
3 catenelle e nella maglia alta che trovo sotto successiva entro dentro questa maglia prendendo sempre almeno 2 fili e faccio una maglia bassa e vado a ripetere questo in ogni maglia bassa che trovo sotto, quindi 1, 2, 3 catenelle e nella prossima maglia alta entrando sotto a 2 fili faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, una maglia bassa nella prossima maglia alta, 1, 2, 3, maglia bassa, 1, 2, 3, maglia bassa, 1, 2, 3, maglia bassa e vado avanti in questo modo fino a che arrivo alla punta e poi alla punta vediamo come dobbiamo fare. Se vi trovate meglio, invece di entrare dentro la maglia alta in questo modo, potete anche andare direttamente sotto tutta la maglia a fare la maglia bassa, così. Ecco, diciamo fate anche prima. Se vi piace, ecco poi questo effetto di asola. Potete fare anche in questo modo, fate anche prima. Quando raggiungete la punta, vedete? Fatte le 3 catenelle, andate a fare la maglia bassa di congiunzione proprio qui nella punta. Poi da qui 3 catenelle, voltate e andate nella maglia alta immediatamente successiva. E da qui potete poi proseguire tranquillamente risalendo. Ecco la punta. Dunque, quando avete fatto l'ultima asolina, siete tornati al bordo, questo è il bordo che poi andrà sulle spalle, come dicevo prima, questo non lo tocchiamo perché è già praticamente pronto così. Giriamo il lavoro in questo modo e torniamo indietro di nuovo verso la punta. Allora, da qui adesso andiamo dentro l'asola, facciamo una maglia bassissima per portarci appunto in questa posizione. Da qui ripetiamo 3 catenelle e nella prossima asola una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa nella prossima asola, in questo modo, facendo così un secondo giro uguale a quello che abbiamo appena terminato. Andiamo avanti così. Ah, per il senso in giù e il senso a rivenire su.